La vicenda artistica di Gustav Klimt coincide, quasi per intero, con la storia della secessione viennese. Con il termine secessione si intendono quei movimenti artistici nati a fine Ottocento tra Germania ed Austria, che avevano come obiettivo la creazione di uno stile che si distaccasse da quello accademico. Di fatto, le secessioni introdussero in Austria e in Germania le novità stilistiche dell'Art Nouveau, che in quel momento dilagavano per tutta Europa. La secessione viennese fu un vasto movimento culturale ed artistico che vide coinvolti architetti come Olbrich, Hoffmann e Wagner, e pittori come Klimt, Moll, Moser, Kurzweil e Roller. La Vienna in cui questi artisti si trovarono ad operare era in quel momento una delle capitali europee più raffinate e colte. La presenza di musicisti quali Mahler e Schoenberg, di intellettuali quali Freud e Wittgenstein, scrittori quali Musil, rendevano Vienna una delle città più affascinanti d'Europa. L'aura Biedermeier di Vienna era tuttavia l'apoteosi di un mondo che stava per scomparire, consapevole della sua prossima fine, cosa che avvenne effettivamente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che decretò la dissoluzione dell'impero austro-ungarico. Nella storia dell'arte, la secessione è riferita allo sviluppo di stili artistici sviluppatisi tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, a Monaco di Baviera e a Berlino in Germania e appunto a Vienna in Austria. L'ufficializzazione di questo movimento avvenne con la cosiddetta Wiener Secession, che consistette nella creazione di un'associazione di 19 artisti, tra cui pittori e architetti, che si staccano dall'Accademia di Belle Arti per formare un gruppo autonomo, dotato di una propria indipendenza e anche di una propria sede, il Palazzo della Secessione Viennese. I principali fautori di questo movimento furono Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser, Otto Wagner, Josef Maria Olbrich e Josef Hoffmann, morti quasi tutti nel 1918 a causa della pandemia di influenza spagnola. Il Palazzo della Secessione venne costruito tra il 1897 e il 98 ad opera del giovane architetto Josef Maria Olbrich, elemento di spicco della secessione, allievo del già famoso Otto Wagner, precursore delle tematiche secessioniste. Il palazzo venne realizzato come spazio espositivo ufficiale, nettamente separato da quelle a disposizione dell'arte accademica, dove allestire periodicamente le mostre degli artisti secessionisti, diventando ben presto il centro dei più importanti e innovativi avvenimenti artistico-culturali dell'epoca. L'idea di Olbrich deriva da un disegno di Gustav Klimt. Sull'architrave della porta d'ingresso venne posizionato con caratteri dorati il motto della secessione: ad ogni epoca la sua arte, all'arte la sua libertà. La scritta fu rimossa dai nazisti nel 1938. Elemento di grande novità decorativa è la cupola traforata, quasi sferica, composta da migliaia di foglie di alloro che simboleggiano la consacrazione ad Apollo, dio delle arti. È in rame ricoperto di lamine d'oro, la cui lucentezza contrasta con le pareti semplicemente intonacate di bianco. La cupola permette un'illuminazione naturale dall'alto sugli spazi espositivi interni. Il 1898 fu l'anno della prima mostra. I secessionisti pubblicarono anche una propria rivista, Ver Sacrum, Primavera Sacra, di cui verranno pubblicati 96 numeri fino al 1903. Nel 1902 fu invece organizzata la 14ª mostra. L'esposizione, progettata come cornice per la grande scultura in marmo policromo di Max Klinger, dedicata a Ludwig van Beethoven, fu una corale celebrazione del compositore tedesco, particolarmente stimato e apprezzato durante quegli anni. Beethoven, attraverso la sua opera d'esaltazione dell'amore e dell'abnegazione, era considerato da Klimt e dai suoi compagni l'incarnazione del genio e degli ideali secessionisti. L'opera di Klimt si intitola Fregio di Beethoven, è lunga 34 metri e si sviluppa su tre pareti. Ispirato alla Nona Sinfonia,
il fregio fu concepito come parte di un percorso espositivo in cui la visita si trasformava in una sperimentazione sinestetica, dove la musica diventava parte costituente fondamentale dell'opera. In occasione dell'inaugurazione della mostra fu infatti eseguito l'Inno alla Gioia diretto da Gustav Mahler. L'opera si compone di tre parti: l'anelito alla felicità, forze ostili e inno alla gioia. Nell'ultimo pannello, Klimt riporta la citazione biblica «Il mio regno non è di questo mondo». Nell'opera emerge anche la contrapposizione tra bene e male. L'uomo, raffigurato dal cavaliere, dovrà affrontare una sorta di viaggio agli inferi per raggiungere la poesia, protagonista femminile del dipinto. La strada verso il sublime è tortuosa, colma di tentazioni pericolose, ma il cavaliere ne esce vittorioso e arriva finalmente il momento della liberazione, rappresentato dal raggiungimento dell'estasi amorosa. L'abbraccio finale tra il cavaliere spogliato delle sue armi e la poesia simboleggia il raggiungimento del regno ideale. Gustav Klimt nacque in un sobborgo di Vienna e in questa città frequentò dal 1867 la Kunstgewerbe Schule, scuola di arti e mestieri. Giovanissimo, insieme al fratello e un amico, diede vita alla prima società artistica, procurandosi commissioni per decorare edifici pubblici. Ne ricavò una certa notorietà e ulteriori commissioni, quale l'importante incarico di decorare l'aula magna dell'università. Nel 1897 fu tra i fondatori e primo presidente della secessione, partecipando sempre attivamente alle attività del gruppo, da cui si distaccò in polemica nel 1906 per fondare una nuova formazione, il gruppo Klimt. Klimt nei suoi primi lavori mostra una precisione di disegno e di esecuzione assolutamente straordinarie, rivisitando ampiamente gli elementi della tradizione, in particolare rinascimentale. La sua personalità comincia ad acquisire una importante caratteristica intorno al 1890, quando la sua pittura partecipa sempre più attivamente al clima simbolista europeo. Del vecchio teatro di corte ci resta una riproduzione fedele nel quadro di Klimt. L'opera gli fu commissionata dal governo viennese, che ci teneva a conservare un ricordo quanto più fedele possibile al teatro vecchio, sostituito dal nuovo. L'artista fu impegnato per un lungo periodo nell'osservazione dal vero della vita nel teatro, nella misurazione fedele della pianta, nello studio dei 200 personaggi raffigurati. Si tratta di un'opera che denota una straordinaria maestria, una rappresentazione puntuale dei palchi, della platea, della galleria, delle lampade. Tra i personaggi facenti parte del quadro, un guazzo su carta di dimensioni ridotte, si possono riconoscere l'imperatore Francesco Giuseppe con la moglie Elisabetta nel primo palco di sinistra. Il soffitto dell'Aula Magna dell'Università di Vienna ospita i famosi quadri delle facoltà su filosofia, medicina e giurisprudenza. Realizzati nel 1893 insieme al socio Franz Marsch, sono frutto di un incarico ricevuto direttamente dal Ministero della Cultura, che così confermava la fama e la bravura dell'artista. Questa volta la decorazione doveva vertere sulle allegorie che richiamavano la cultura. Purtroppo delle tre composizioni non restano che delle foto dell'epoca. Le opere andarono infatti completamente bruciate durante un incendio nel 1945. Per impedire l'esposizione nell'Aula Magna ai membri dell'università ricorsero ad una petizione e lo scontro dal piano ideologico investì quello politico. Nonostante lo scandalo, il ministro dell'istruzione von Arthel decise di ignorare le insistenti richieste di sollevare Klimt dall'incarico. L'artista poté dunque continuare a lavorare alle sue allegorie rimaste. In aiuto di Klimt sopraggiunse inaspettatamente anche l'Esposizione Universale di Parigi, la quale premiò il quadro con la medaglia d'oro alla migliore opera straniera. Per nulla toccato dalle polemiche, Klimt presentò alla 10ª esposizione della secessione il secondo pannello per l'università, la medicina. Ma la svolta che portò Klimt al suo inconfondibile stile avvenne 10 anni dopo,
con il quadro Giuditta 1 del 1901. Da questo momento il suo stile si fa decisamente bidimensionale, con l'accentuazione del linearismo e delle campiture vivacemente decorate. Lo sguardo socchiuso, la bocca rossa e tanto, tantissimo oro. Questa è la Giuditta di Klimt, immediatamente riconoscibile, iconica ma anche spaventosa. Trasmette tutta l'ambigua attrazione che il pittore provava nei confronti delle donne, avvertite come femme fatale, pericolose tentatrici, figure da temere ma anche portatrici di salvezza, portatrice insieme di vita e di morte. Giuditta si staglia su uno sfondo dorato come un'antica icona salvifica da venerare, stringendo allo stesso tempo tra le mani la testa dell'ultimo uomo che ha provato a dominarla. L'opera rappresenta Giuditta, la mitica eroina biblica che offrì se stessa a Oloferne, condottiero dell'esercito assiro, per convincerlo a liberare la sua città, Betulia, per poi tagliargli la testa appena addormentato. Nei secoli, Giuditta ha sempre rappresentato l'immagine archetipica della donna coraggiosa. Questa figura colpisce in maniera incisiva la produzione klimtiana, soprattutto perché permette all'artista di rappresentare la donna come lui l'aveva sempre immaginata, pericolosa, tentatrice, crudele, che porta alla rovina il proprio amante. L'immagine si sviluppa in verticale e per meglio enfatizzare il potere seduttivo della femme fatale, la donna occupa quasi tutta la tela, mentre la testa di Oloferne è dedicato solo un piccolo spazio laterale. Il forte simbolismo di cui questa opera è impregnata è incentrato tutto sull'esaltazione della femme fatale. La donna rappresentata in un piano del tutto bidimensionale, tranne che per il volto e il seno nudo, e circondata dalla chioma corvina che si espande come un oscuro nimbo intorno alla testa. La modella che Klimt prese a riferimento per la rappresentazione della Giuditta è Adele Bloch-Bauer, una donna dell'alta società viennese che bramava una libertà quasi impossibile. Adele era colta, complessa, desiderosa di conoscenza. Era continuamente alla ricerca di emozioni e sollecitazioni intellettuali. Non era felice. Così la descrive la nipote Maria Hartmann. Avrebbe voluto frequentare l'università, inammissibile per le donne del suo tempo. La via di fuga era una preparazione culturale, conseguita con ferrea volontà e disciplina. Non è difficile perciò intuire che Klimt fosse così affascinato da Adele, tanto da farne l'unica donna rappresentata più volte nei suoi dipinti. Decisamente interessante la vicenda legata al ritratto di Adele del 1907. Realizzato in pieno periodo aureo, l'opera fu requisita nel 1938 dai nazisti e contesa a lungo in tribunale. Recuperata solo nel 2006, dopo una lunga battaglia legale portata avanti con molta convinzione da Maria Altman, oggi a New York, alla Neue Galerie. La vicenda ha ispirato anche il film Woman in Gold del 2015, diretto da Simon Curtis e interpretato da Helen Mirren nei panni di Maria Altman. Due viaggi compiuti a Ravenna nel 1903 diedero a Klimt ulteriori stimoli. Da quel momento l'oro, già presente in alcune opere precedenti, acquista una valenza espressiva maggiore, fornendo la trama coloristica principale dei suoi quadri. Il periodo aureo di Klimt si concluse nel 1909 con il quadro Giuditta II, realizzato a distanza di 8 anni dalla prima versione del 1901, e da quest'ultima possiamo riscontrare profonde differenze di carattere stilistico e una mutata rilevanza simbolica. L'opera presenta distintamente un forte influsso della corrente espressionista. Klimt aveva fama di donaiolo. Non si unì mai in matrimonio con alcuna delle sue donne ed ebbe almeno 16 figli dalle sue amanti. Ma il legame con Emilie Floge fu il più duraturo e sincero rapporto affettivo che ebbe con una donna. Durò ben 27 anni e probabilmente non si trattò solo di amicizia, ma anche di amore. I due erano inseparabili e si stimavano e si appoggiavano reciprocamente anche dal punto di vista lavorativo. Oltre che musa ispiratrice di Klimt, Emilie era una vera imprenditrice di successo dell'epoca nel campo della moda. Lei amava molto la pittura di Gustav e le piaceva essere protagonista della sua arte. Lui era affascinato
dall'intraprendenza di Emilie e dal suo stile rivoluzionario. Al periodo aureo seguì un periodo di crisi esistenziale ed artistica, dal quale Klimt uscì dopo qualche anno. Il suo stile conobbe una nuova fase. Scomparsi gli ori e le eleganti linee liberty, nei suoi quadri diviene protagonista il colore acceso e vivace. Questa fase viene di certo influenzata dalla pittura espressionista che già da qualche anno si era manifestata in area tedesca. E Klimt l'aveva conosciuta soprattutto attraverso l'attività di due artisti viennesi già suoi allievi, Egon Schiele e Oskar Kokoschka. Poco prima di morire, tra il 1916 e il 17, dipinse Ritratto di signora, che fu acquistato nel 1925 dall'industriale piacentino Giuseppe Ricci Oddi di Piacenza per 30.000 lire, dal gallerista milanese Luigi Skopinich, che a sua volta lo aveva acquistato a Vienna. Nel 1997 il capolavoro fu rubato ed è stato ritrovato solo a dicembre 2019. L'artista interruppe la sua attività a 56 anni, l'11 gennaio del 1918, quando fu colpito da un ictus cerebrale e polmonite dovuta alla spagnola. Morì dopo un mese di agonia.